Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita umido e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Gravi disordini ieri a Barcellona e in tutta la regione catalana in occasione del referendum, su cui ognuno può ovviamente avere le sue idee, ma che nelle intenzioni dei promotori doveva sancire la separazione dallo Stato spagnolo, separazione che in un certo senso c'è stata se si pensa alle cariche della Guardia Civile Spagnola sui cittadini catalani che si recavano alle urne. Si parla di un numero variabile di feriti tra i 600 e i 900. Sono stati più di 2 milioni i votanti, con il 90% di voto sì, 7,9 di no, col 2% di schede bianche e lo 0,9 di schede nulle. Ed è arrivato questa mattina in Sardegna il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Atterrato all'aeroporto di Stanese di Fenosu, riaperto per l'occasione con qualche polemica, si è subito recato a Cagliari per partecipare all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo Cagliaritano. Poi visiterà in forma privata il Museo Archeologico. Nel pomeriggio sarà quindi a Ghilarza, a Casa Gramsci. E ha preso il via ieri l'Alghero Family Festival, manifestazione che proseguirà fino a domenica 8 ottobre. Ieri sera, alla serata con l'autore di Lorenzo Braina, oltre 500 le persone che hanno partecipato nel piazzale del Qualtè. Nel corso della manifestazione Alghero sarà insignita del titolo di comune amico della famiglia, unico in Italia, fuori dal Trentino. Falsa partenza per la Mercedes Alghero nella prima giornata del girone sud del campionato nazionale di Serie A2 di pallacanestro. La compagine algherese ha ceduto 75-51 sul parquet dell'Infinity Bio Faenza. Sentiamo cosa ci ha detto il coach bianco-blu Claudio Cau. Che dire della partita contro Faenza? Indubbiamente era una squadra molto fisica, molto tecnica e abbiamo avuto grosse difficoltà ad affrontarle. E noi dobbiamo lavorare tantissimo ancora sulla difesa, sulle nostre situazioni offensive, e c'è ancora molto da lavorare. La nostra squadra è tutta una squadra molto giovane e abbiamo bisogno di lavorare in palestra. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti di pubblicità e poi torniamo qui in diretta da Via Marconi. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Marche. E buona la prima per l'amatore Alghero nella prima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B di rugby. L'Amatori ha sbancato per 13-32 il campo del Sondrio Sertori. Primo tempo chiuso in vantaggio sul 26-3 e indirizzato subito la gara verso i migliori binari per gli algheresi. Bene l'allenatore e giocatore Marco Aversa, che ha firmato una meta, due trasformazioni, un drop e quattro piazzati, mentre Daniele Pesapane è stato autore di una meta. Ecco la dichiarazione post partita del capitano algherese Tony Daga. Partita meritatamente vinta dall'Alghero sul campo di Sondrio, che comunque si è sempre dimostrata una squadra ostica e mai doma. Abbiamo riuscito a impostare il nostro gioco, soprattutto sulla parte difensiva, che alla fine della fiera ci ha dato veramente i nostri risultati. Ora testa già la prossima partita, domenica alle 3:30 contro il Milano. E ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Subito dopo, un breve speciale referendum Catalogna con alcune testimonianze dal vivo. Poi, nel primo pomeriggio, speriamo già attorno alle 13:30-14, un'intervista con Joan Adel, direttore della Generalitat de Catalunya qui ad Alghero. Poi, nel corso della serata, vi proporremo un'interessante intervista con Umberto Borlotti, ex direttore generale della Sogel. Per qualsiasi richiesta di informazione, messaggio o segnalazione, potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! L'operazione di voto, perché pare che la Guardia Civile abbia
sequestrato abbia chiuso il sito, che avrebbe dovuto comunque gestire le operazioni, ma stanno aspettando il cartaceo, cioè gli elenchi degli elettori cartacei sui quali poi dovranno lavorare. Nel frattempo i volontari raccomandano alla popolazione che nell'ipotesi in cui dovesse arrivare la Guardia Civile facciano resistenza pacifica. Il popolo catalano è pronto a una sorta di resistenza gandhiana. Tutti aspettano in modo ordinato il loro turno. Ogni tanto intonano canti della tradizione popolare, però la stazione è tranquilla. Non temo assolutamente la Guardia Civile. Tutto procede per il meglio. Bravissimi cittadini di Barcellona, grande il popolo catalano. Quan comencem cadenes, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya! Putarem! 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 Estem votant perquè creiem que Catalunya té el dret de decidir si vol ser un nou estat al món, perquè som un poble molt antic i que tenim les nostres lleis, els nostres drets, que creiem que no estan prou recollits i prou reconeguts dins de l'estat espanyol, i per tant volem tenir aquest dret de decidir si volem o no volem pertànyer a... Evidentment tenim por de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional que pugui venir, però aquesta por entre tots l'estem superant, perquè l'única força que tenim és la força de que som molts els que creiem en aquest dret, i aquesta és l'única força, que la gent gran, que els nens i que la gent que és com jo, estem decidits a exercir aquest dret, malgrat sabem que ells tenen la força.